E lei, Nicola Morra, che cosa vuole ricordare in particolare della sua attività politica fino ad ora? Beh, io ho continuato esattamente come facevo prima, da insegnante di filosofia e storia, a combattere per i valori della nostra Carta Costituzionale. Pertanto, durante questa legislatura ho avuto modo di difendere, in particolar modo nell'attacco sferrato dalla maggioranza renziana, i valori e i principi della nostra Costituzione da chi voleva realizzare un forte processo di accentramento contrario allo spirito pluralista e fondato sul decentramento della nostra Carta Costituzionale. Ricordo poi come episodio particolare una sorta di piccolo siparietto, un battibecco che abbiamo avuto io e il Presidente dell'Aula, Grasso, perché all'epoca ha impedito di pronunciare il nome dell'allora Presidente della Repubblica come se fosse l'ineffabile, colui di cui non si può dire il nome, e questo francamente mi è sembrato particolarmente lesivo di un rappresentante dei cittadini, anche perché io stavo semplicemente citando una dichiarazione di Giorgio Napolitano. Evidentemente, secondo Pietro Grasso, all'epoca neanche questo si poteva fare. E poi le dico che da italiano, ecco, mi avvilisce pensare a livello del dibattito parlamentare, perché ormai il Parlamento ha necessità di una formidabile riforma, ma dall'interno e soprattutto da parte di noi cittadini italiani che dobbiamo riappropriarci delle istituzioni democratiche. Allora, e lei Morra, che dice? Beh, io intanto devo replicare alla collega De Girolamo, che forse è debole di memoria, perché lei adesso si sta presentando come la parte moderata della coalizione di centrodestra. Quella stessa coalizione di centrodestra da cui è stato tenuto lontano Angelino Alfano per volontà in particolar modo di Salvini, quella stessa coalizione che ha permesso alla collega Nunzia De Girolamo di diventare ministro. Poi io so che cosa si fa in Parlamento, in particolar modo gli atti di sindacato ispettivo cosiddetti, cioè le interrogazioni. Noi dell'opposizione li facciamo e li produciamo abbondantemente. Peccato che, come la collega ricorderà, trattandosi di doveri non sanzionati per il governo, noi interroghiamo, ma l'esecutivo non risponde. Poi magari in autotutela qualche pubblica amministrazione revoca misure su cui si dovrebbe aprire qualche spiraglio, oppure costretta dalla magistratura interviene radicalmente. Per cui ricordo alla collega De Girolamo, che stimo certamente, che ognuno sa fare il suo lavoro e che quindi ognuno deve ricordare a se stesso ciò che magari alla propria coscienza fa male. Poi volevo ricordare che, per esempio, una nostra battaglia è quella di ricordare a tutti gli eletti che si deve portare rispetto ai cittadini, per cui se in campagna elettorale si dice, ad esempio, mai con quell'altro e poi si va a fare un governo con quell'altro, mi pare Nunzia De Girolamo abbia vissuto un'esperienza simile, beh, forse c'è una mancanza di rispetto nei confronti dell'elettore. Io ho vissuto un'esperienza simile, Le do voluta da 30 secondi Silvio di replica. Berlusconi in un governo di larga coalizione, esattamente come l'ha vissuto il collega in Sicilia con Crocetta, l'antipatico Crocetta per i siciliani, visto il debito che ha generato in quella regione, anche loro sono frutti di alcuni accordi, come erano loro nell'interesse della regione Sicilia, per noi era nell'interesse dell'Italia. Non abbiamo Angelino Alfano, che non è esattamente la persona più amata dagli italiani, ma abbiamo Ma lei un'altra mi parte pare che ci fosse in moderata. coalizione? Abbiamo una parte moderata che si chiama Noi con l'Italia, dove c'è Cesa, c'è Lupi, ci sono tante persone, Fitto, tante persone che vengono dal popolo dei moderati. Per quanto riguarda l'Europa e per quanto riguarda l'attività legislativa, non ricordo alcune battaglie in particolare, ma sarò io una smemorata, fatte dal senatore che altrettanto stimo, perché non ricordo una battaglia su un tema che incide sulla vita di una famiglia, di un'azienda italiana, attraverso una proposta di legge che è ciò per cui noi siamo pagati. Così come sull'Europa. Ricordo, se non mi sbaglio, un referendum sull'euro voluto da Di Maio, ma poi ha cambiato idea come sull'immigrazione e su altre cose, ma forse sarò io 30 smemorata. secondi anche per lei, Morra, poi Beh, andiamo alla guardi, io domanda di voglio Barelli. ricordare semplicemente alla collega, che è evidentemente smemorata, che noi abbiamo fin dall'inizio chiesto l'istituzione del reddito di cittadinanza, che è una misura, essa sì, che è presente in tutti gli stati dell'Unione Europea, tranne Italia e Grecia. Già questa proposta fa capire che tipo di approccio abbiamo noi nei confronti dell'euro.
Poi noi sappiamo che ci sono vari problemi con quei trattati europei che mi pare la De Girolamo abbia votato, per esempio per quanto riguarda la modifica dell'articolo 81 che ha inserito in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio che strozza, come tutti sappiamo, la nostra economia e il nostro bilancio. Ora però apprendiamo che dopo averlo approvato c'è qualcuno, mi pare anche la stessa parte politica della De Girolamo, che vuole riconsiderare ciò che pochi anni fa è stato approvato da questa stessa parte politica. Evidentemente si è deboli di memoria, e allora se si è deboli di memoria si è pienamente giustificati. Allora, noi con l'Europa abbiamo tanti, tanti discorsi da fare, che sia chiaro. Noi siamo fieramente europei nella misura in cui l'Europa rispetta le persone, ma se l'Europa deve rispettare gli interessi di istituti di credito, di compagnie assicurative e in pratica di grandi capitalisti e di grandi lobby, beh allora mi scusi, penso che sia nell'interesse di tutti i cittadini europei riportare l'Europa alle origini. Allora, la Iena. Per esempio, con l'EU, come si chiama, liberi e uguali, sì, non c'è nessuna possibilità di trovare dei punti programmatici di accordo? Ecco, ricominciamo da Morra stavolta. Allianza. Bene, allora, partiamo dalle cose serie. Agli italiani non importa con chi si facciano certe cose. Agli italiani importa che certe cose si facciano. Allora, chi vorrà fare il reddito di cittadinanza, la riforma della prescrizione, il conflitto di interessi, riforma fiscale, nel senso che è stato indicato dai 20 punti presentati pochi giorni fa a Pescara da Luigi Di Maio, smart city, investimenti in ricerca, in innovazione, superamento della legge Fornero e tante altre misure che gli italiani aspettano, benissimo, chi le dovesse voler accettare, non ci interessa da che parte dell'emiciclo guardino, si seguano e così via, sarà ben accolto nella progettualità di cambiare l'Italia. Se al contrario dobbiamo andare a far col bilancino 3 a me, 4 a te, 2 ministeri, un sottosegretariato, hanno sbagliato, con noi queste cose non si fanno. No, saluto di Girolamo Morra, ma diciamo, lei come la vede quello schieramento che sarà, a quanto dicono i sondaggi, il vostro antagonista principale? Cioè, lo vede coeso, come dice Nunzia De Girolamo, oppure no? A me interessa poco quello che avviene a casa altrui. Ognuno è libero di far quello che vuole. La De Girolamo prima diceva di sentirsi un soldatino. Io penso che sia più dignitoso definirsi cittadino. Io lotto da una vita affinché diritti e doveri del cittadino, l'ho ascoltata, credo che sia giusto anche permettermi di dire quello che penso. Prego, prego. Io sono dell'avviso che tutti quanti noi italiani dovremmo recuperare il senso della dignità della cittadinanza. Quando faremo questo capiremo, per esempio, che attendere le profezie da Silvio Berlusconi è assolutamente inaccettabile. Silvio Berlusconi agli inizi della 17ª legislatura era un senatore della Repubblica, cosa a mio avviso assolutamente vergognosa e inaccettabile, non lo è più forse anche grazie al Movimento 5 Stelle che ha obbligato il Parlamento, in particolar modo il Senato, ad applicare una legge della Repubblica. Adesso vedremo se poi da Bruxelles dovessero arrivare novità. Io spero e credo che venga confermato ciò che la legge Severino ha stabilito. Son basito moralmente, non giuridicamente, dal fatto che un soggetto che è stato già condannato per reati contro lo Stato, che ha avuto in più occasioni a che fare sempre con la Repubblica Italiana per questioni di evasione fiscale e così via, e da cui si sia salvato per prescrizione o da altro, vedi leggi ad personam o se vuole ad silvium, fatte dalla sua stessa maggioranza, possa essere nuovamente baricentrico nello scenario politico italiano. Ma questo, sentiamo, mi scusi la citazione per Andrea Scanzi, questo dipende da Renzo Sconi, perché posso Renzi non ha fatto altro che proseguire le politiche neoliberistiche avviate a suo tempo dalla cosiddetta destra berlusconiana. Ma io, a differenza del senatore, ho rispetto dei cittadini e dei soldati cittadini. Ho rispetto dei cittadini realmente, quei cittadini che su di lui e sui suoi colleghi di partito si sono espressi con 40 like, su Berlusconi con milioni di voti negli anni. E poiché la democrazia ha delle regole, se il cittadino sceglie,
quella persona governa. Ricordo che Berlusconi è uno dei più grandi imprenditori d'Italia, che ha dato il maggior contributo al fisco. Poi, per essere giustizialisti, come siete stati voi, dovreste essere coerenti, perché avete fatto giustizialismo a buon mercato con gli avversari. Vuol dire vizio analogo a quello del Partito Democratico, in questo siete associati. Avete fatto giustizialisti con gli altri, garantisti con voi stessi, perché avete fatto della vostra bandiera alcuni valori, poi quando è toccato alla Raggi, quando è toccata alla sindaco di Torino, quando è toccata agli amici di Palermo, quando è toccata a tutti gli uomini del Movimento 5 Stelle, siete rimasti tutti col sederino attaccato sulla sedia, cosa che noi non abbiamo fatto mai, dimostrando un certo rispetto dei valori e anche del garantismo che abbiamo portato avanti, sia per gli avversari che per noi stessi. Voi lo fate a corrente alternata e forse non vi rendete conto che anche questo vi rende poco credibile, al di là della vostra incompetenza e del fatto che tante belle chiacchiere non cambieranno l'Italia, anche la rabbia sociale che vi alimenta. E nemmeno i 40 like che prendete sui siti quando vi presentate alle parlamentarie. Presentatevi con i voti nei seggi che contano, come Silvio Berlusconi, che di voti ne ha presi molti, e gli italiani lo hanno scelto e ha governato, credo dando molti risultati, visto che il debito pubblico al 2011, quando abbiamo lasciato, è aumentato di 400 miliardi. Morra, le devo dare la parola per replica, insomma. A me sembra che nel 2013 ci sia stato un certo divario di voti fra il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Sembra anche che noi, ma forse veniamo equivocati, non ci facciamo forti delle individualità, qui ci potrebbe essere chiunque altro al posto mio, noi ci facciamo forti del progetto, siete voi che siete carenti. Veda, De Girolamo, glielo dico proprio quasi con affetto, lei parla di rabbia sociale, la rabbia sociale è determinata da chi, avendo il governo della nazione, non sa far giustizia. In questo paese, e lei lo sa meglio di me, causa le varie statistiche che vengono puntualmente diffuse da Oxfam, Istat, CGMS e così via, in questo paese c'è un processo di concentrazione della ricchezza, c'è un'accentuazione del divario nord-sud che fa sì che chi era debole sia sempre più debole e che chi era forte sia sempre più forte. Questo è un paese che è tornato ad emigrare, destra o sinistra siamo agli stessi livelli, che è tornato a disinvestire dal risparmio. Noi prima eravamo dei risparmiatori, adesso abbiamo paura a risparmiare perché dalle nostre banche bisogna tutelarsi, mentre prima forse era diverso. Noi insomma abbiamo tanti tanti problemi, causa vostra. Allora, se c'è rabbia sociale, fatevi qualche domanda. Scusate che è caduto il microfono. I 5 milioni di poveri che ci sono adesso e che non c'erano in precedenza non li abbiamo alimentati noi. 15 milioni di poveri che non riescono, che sono indigenti. Ma lei non era al governo, non era ministro dell'agricoltura, sì, mi scusi. Ma ministro io ero non si sì, altri. Lei era non ministro si altri, con chi? Sia sereno. Io non sto, non, però non mi lei faccia ripetere, citare impropriamente Renzi. Io, ma sono stata ministro sereno, dell'agricoltura tranquilla. Diversi anni fa, all'inizio del governo Letta, non Renzi. Oh, mi fa piacere, quindi un governo di centrosinistra. Per un accordo con Silvio Berlusconi, era un governo come quello in Germania, tedesco. Lei mi deve rispondere. Perché non siete coerenti con i vostri valori giustizialisti? Perché la Raggi è attaccata alla poltrona del sindaco di Roma quando avete sempre detto che chi era indagato si doveva dimettere? Perché avete cambiato idea? Perché cambiate idea sugli immigrati? Perché cambiate idea sull'Europa? Perché cambiate idea sull'euro? Perché cambiate idea continuamente? Io, da cittadina italiana, non vi voterei mai perché avrei paura di voi. Avrei siamo in chiusura, paura. Morra. Quindi Girolamo, noi non chiediamo i voti di chiunque, noi chiediamo perché i voti di chi voglia cambiare. Se sei un giustizialista lo devi essere fino alla fine, allora, non è che inganni gli italiani. Quando la perché Raggi dovesse essere giudicata negativamente, verrà allontanata sicuramente per come stabiliscono le nostre regole. Però io le dico che vede, lei si appella adesso a regole nostre che voi però ancora non avete assunto. Non siete coerenti. Ma lasci voi stare, perché che se uno la era coerenza, indagato, la coerenza è una moneta poi che finora abbiamo sempre onorato senza alzare la voce. Concluda, poi, Morra, per cortesia. Stavo dicendo alla De Girolamo che noi non siamo quelli che cambiano idea, noi non siamo quelli che entrano al governo Letta per poi fuoriuscire. Noi siamo quelli che hanno sempre detto che, per esempio, i flussi migratori
non possono essere impediti, vanno piuttosto governati, evitando che l'immigrazione divenga un business, per come è stato dimostrato da parecchie inchieste della magistratura. Io vi parlo dalla Calabria, grazie a Nicola Gratteri abbiamo dimostrato, ad esempio, assolutamente no, noi vogliamo che lo Stato abbia il controllo del territorio e di quanto avviene. Le bugie le dirà lei forse, perché non abbiamo mai cambiato posizione. Grazie, grazie. Assolutamente. Vi ringrazio entrambi.